Eccoci, buonasera, benvenuti a tutti. È un incontro particolare questo perché un po' iniziamo a parlare di donne in vista dell'8 marzo. Le nostre ospiti di stasera della stanza tutta per sedi di questa occasione per dibattere sulla scrittura femminile sono Maria Rosa Cutrufelli, scrittrice siciliana, e Annora Samacri, giornalista calabrese. Non hanno bisogno di presentazioni, Maria Rosa, assistevati tranquillamente, non hanno bisogno di presentazioni, sono troppo lontane? Allora, io vorrei restare in piedi perché poi questi posti verranno occupati di volta in volta da voi, ecco perché. E non hanno bisogno di presentazione, dicevo, perché sono due donne che scrivono e che sono in prima linea, una nel mondo della letteratura e non solo, e l'altra nel mondo del giornalismo. Le conosciamo bene. Di cosa parliamo? Parliamo della scrittura. Le donne scrivono da sempre, ma c'è differenza tra la scrittura maschile e la scrittura femminile? Le donne che scrivono hanno lo stesso ruolo, e alle donne che scrivono viene data la stessa importanza degli scrittori uomini? Siamo ancora, ecco, a combattere con questa disparità? Lo chiediamo appunto alle nostre ospiti. Poi incontreremo, darò spazio alle organizzatrici di questa iniziativa, che sono la docente e scrittrice Daniela Graninetti e la giornalista editrice Anna Maria Persico. Intanto ascoltiamo le nostre ospiti. Maria Rosa Cutrufelli, quanto è difficile scrivere? Ancora oggi le donne hanno difficoltà? E poi, insomma, parleremo anche con Anna Rosa. Prego. Allora, se mi permettete, vorrei cominciare prendendola un po' alla larga. In questo senso che, perdonatemi l'autocitazione, però è uscito da poco questo mio libretto che si chiama Scrivere con l'inchiostro bianco, e che parla appunto, mette a fuoco il problema di cui tu dicevi prima. Vorrei appunto dire perché ho scritto questo libretto, perché arrivata alla mia età, dopo aver scritto per una vita romanzi, ma anche saggi, anche qualche articolo, insomma, dopo una vita di scrittura, non ne potevo più di sentirmi chiedere se esiste una scrittura femminile oppure no. Allora ho detto, vabbè, è un tema su cui è stato detto, una mia cara amica scrittrice nel recensire questo libro ha detto, dice, beh, sulla scrittura e le donne si è detto tutto, però Maria Rosa l'ha presa da un punto di vista differente. Allora, io non sono d'accordo con lei, secondo me ancora non abbiamo cominciato a parlarne, perché il fatto che si faccia questa domanda lo dimostra. Dimostra che nell'affrontare un libro scritto da una donna si parte ancora da un pregiudizio, cioè che è come se i libri delle donne fossero sempre minorenni, non raggiungono mai la maggiore età, per cui gli devi sempre chiedere, ma sei cresciuto abbastanza, ma come stai in famiglia, cioè è come se la scrittrice avesse sempre bisogno di giustificarsi, di dire perché. Allora, io dico, la domanda mi irrita, però ha una sua ragione d'essere, ed è il fatto che nonostante siano, cioè le scrittrici non manchino nella storia, però è vero che le scrittrici non hanno fatto la storia della letteratura,
E oggi, secondo me, abbiamo fatto molti passi avanti, ma ancora c'è un punto. C'è un punto che per me è un grosso interrogativo. È vero, oggi, a differenza di ieri, a differenza di anche soltanto 20 anni fa, le donne pubblicano tanto, le donne partecipano vittoriosamente a importanti premi letterari, le donne sono recensite sempre meno degli uomini, e su questo c'è un'interessante analisi fatta da un gruppo di studiose, di giovani donne che pubblicano questa rivista che si chiama In Genere, che ha fatto proprio uno studio specifico dove se uno lo legge si scoraggia subito, ve lo dico, perché appunto allora le recensioni, i libri delle donne vengono recensiti e meno male, aggiungo io, soprattutto però dalle donne, cioè gli uomini. E poi succede anche che una recensora, diciamo così, importante preferisce recensire uomini, perché questo è come se fosse un di più, cioè se tu recensisci un uomo hai come maggior un punto in più nella carriera. Allora, questo quindi va bene, tanto è stato fatto, molto resta ancora da fare, però tanto è stato fatto. Quello che a mio parere non è stato fatto è interrogarsi sulla libertà con cui scriviamo, perché io sono convinta che è vero quello che diceva una grande poetessa americana, Evelyn Rich, che diceva appunto che siamo soggetti di scrittura adesso, ma non siamo ancora soggetti della nostra propria immaginazione, cioè scriviamo in una lingua che storicamente è una lingua dominata da un immaginario maschile, e questo ancora condiziona. Comunque, è questo il tema che ho voluto affrontare nel libro. Cosa significa essere soggetti della propria immaginazione? Diventare a tutti gli effetti soggetti di scrittura. Non è facile, anzi direi che è difficilissimo. Molte scrittrici contemporanee hanno provato a trovare delle strade nuove. Io faccio l'esempio di una grande scrittrice americana che nota perché è una scrittrice di fantascienza, ma che anche quello è un genere considerato minore. In realtà adesso questo pregiudizio è un po' superato, e comunque lei è riconosciuta come una grande scrittrice tout court, cioè Ursula Le Guin. Ursula Le Guin dice che appunto che c'è una storia non ancora narrata che le donne devono narrare, che devono trovare la voce per narrare questa storia non ancora narrata, lei era figlia di un grande antropologo e quindi utilizza anche nei suoi libri teorici gli strumenti dell'antropologia. Allora lei dice, non è vero che il primo strumento culturale dell'umanità fu... lei parte da Odissea nello spazio. Non so quanti di voi hanno visto Odissea, il film di Kubrick, Odissea nello spazio. A un certo punto in questo film c'è un ominide che butta per aria un osso umano, che è l'osso del nemico che lui ha ammazzato. E nel film si vede quest'osso che va per aria e si trasforma in un'astronave. E cioè la metafora, il simbolo del salto fatto dall'umanità, da
l'uccisione del nemico all'astronave che esplora lo spazio. Lei dice, beh, è tutto falso, nel senso che il primo strumento non fu un'arma, fu qualcosa di simile a una sporta della spesa, cioè al sacchetto che le donne si portavano dietro per raccogliere la frutta, la verdura, insomma gli ortaggi vegetali per dar da mangiare alla famiglia. E che cosa è successo dopo? Dice, dopo successe che arrivarono i cacciatori che andavano a caccia di mammut e tornavano, cioè, carichi di carne e di storie. E dice la Ursula Le Guin, la differenza non la fece la carne, la fecero le storie che costruirono l'eroe assassino, che si reputava umano solo se poteva essere più di altri umani, e quindi era nella lotta, che nel combattimento, nell'uccisione, che nasceva il suo eroismo. Così sono nate le storie dell'umanità. Ma c'è tutta la storia di quel sacchetto, di quella sporta della spesa, che non è mai stato raccontato. E lei dice, io cerco di raccontare, cioè cerco le storie non narrate, non ancora narrate, che raccontano appunto non dell'eroe assassino, ma della sporta della spesa. Ecco, io penso che quando riusciremo a raccontare le storie della sporta della spesa, saremo soggetti della nostra propria immaginazione, e quindi avremo trovato, come dire, un modo più libero di narrare, di una narrazione più libera. Non so se, dico, forse magari qualche donna c'è già riuscita, non lo so. Io lo cerco ancora, questa sporta della spesa da narrare. La realtà brutale ha già lanciato tanti spunti per la nostra piacevole conversazione. Allora Samacri, ogni volta che hai scritto un articolo o un libro, ti sei sentita soggetto della tua immaginazione? Domanda bellissima, ci arrivo. Ti risponderò naturalmente. Quello che volevo fare però era, come dire, darvi condividere con voi due o tre riflessioni. Credo che tutte noi che siamo qua siamo donne che si cimentano con la scrittura, no? Credo, se no non saremmo qua. Sì, più o meno quindi, sì. E quindi intanto vorrei che voi comprendeste che siamo in un momento e che questa è un'occasione storica, perché una cosa così non si è mai fatta in Calabria, non si è mai fatta. Brava. Cioè io non voglio in Calabria. Sì, sì, non si è mai fatta, quindi onore a Daniela Grandinetti, so che hai lavorato in Combutta con... Sì, ho capito, io conosco soprattutto te, tu sei stata la mia referente. Sono due rivoluzionarie. Quindi complimenti. Che scrivono da sempre. Complimenti perché non si era mai fatto, quindi è una cosa che resterà davvero negli annali della storia culturale di questa regione. Quindi posso dire che ha aperto ufficialmente il reparto femminile dei disturbati mentali, perché c'è un grandissimo scrittore tedesco che si chiama Sebald, che dice, che definisce così la scrittura. Io sposo totalmente. Scrivere è, lui dice, una specie di disturbo mentale. Per cui una persona, invece appunto di andare a fare la spesa, di coltivare i fiori, di parlare, di stare al telefono con le amiche, di andare a fare la passeggiata, eccetera, eccetera, decide che deve tradurre in parole i suoi sentimenti. È un disturbo mentale grave, perché poi quando diventa una semiprofessione, oppure diventa
può diventare un'ossessione, no? E tutti noi sappiamo cosa vuol dire scrivere. Vuol dire mollare le cose, la borsa della spesa, le cose pratiche, le cose... E appunto misurarsi con questa cosa faticosissima che è la scrittura. Faticosissima, benissima. Vuol dire fare a botte col cervello tutti i giorni. Assolutamente, faticosissima, no? Perché prima di tutto non si finisce mai. Una volta si diceva che il lavoro della casalinga è quello che è caratterizzato dal fatto che non finisci mai, perché appunto lavi i piatti e poi quelli li sporcano e poi li rilavi, i panni, eccetera, eccetera. Ma la scrittura quando è che finisce? Quando è che vi alzate dal tavolo dicendo ah, sono stata così brava oggi che mi merito mai? Mi pare che fosse Hemingway che diceva tu hai finito il tuo lavoro di scrittura quando ti alzi con l'idea di quello che devi scrivere domani. Ragazzi, è un'ansia, un'angoscia, ci siamo rovinate, cioè, era meglio prima quando tacevamo forse, perché io lo so che cos'è, è una roba che ci cambia la vita da così a così. Quindi, momento storico, volevo dire, impensabile fino a 20 o 30 anni fa fare una roba di questo genere, per il semplice motivo che qua di donne che scrivono, che scrivevano, non ce n'erano, non c'era nessuno. Ditemi il nome che vi viene in mente di una narratrice nel Novecento calabrese. Giovanna Gulli. Vero. E poi? Giovanna Gulli. Sì, sì, ho sentito, conosco. E poi? Ed è stata trattata come è stata trattata. Ecco, quindi praticamente io delle Gambia sì, voglio ci arrivo dopo, perché intanto siamo quasi alla fine del Novecento. No, a me viene in mente Marianna Procopio, che era la mamma di Mario Lacava. Mario Lacava, che io ho conosciuto molto bene, tirò fuori dai cassetti questo diario meraviglioso che aveva scritto sua madre, quindi intanto è un uomo che decide di, no? E che era il diario di una casalinga disperata. E lei racconta la condizione per l'appunto, ma poi chi altri? Ditemi chi altri. Ora per convenzione, intendiamoci, se vogliamo fare le... Io intendo, intanto qua voglio tagliare il mio intervento sulla narrativa, non sulla poesia. Prima di tutto per un mio problema grave, che è quello di essere convinta che di poeti ne nasco, di poetesse, ne nascono due o tre ogni secolo, tutto il resto è robaccia, quindi io sono... E che la poesia, quando è poesia vera, è un uragano. C'è una roba che è un'alluvione disastrosa, no? Ti cambia la vita leggere una poesia e viverla, ma la maggior parte delle cose che si scrivono sono pioggerellina di marzo che non hanno nessun senso, infatti non resta niente. Che cosa resta? Dei tanti libri, troppi libri di poesie, specialmente femminili che si pubblicano. È quasi come fare l'orlo al giorno oppure lavorare al chiacchierino, non resta niente. Lascio da parte anche i saggi, perché certo i saggi delle donne, di donne colte calabresi ci sono state, no? Qualche tesi di laurea, assolutamente, anche studi molto seri, ma noi qua stiamo parlando di narrativa e per convenzione diciamo pure che parliamo anche di opere che sono pubblicate da editori che sono editori e che quindi diventano prodotti commerciali, se no parliamo del nulla. È possibile che ci siano altri cassetti pieni di capolavori in Calabria del Novecento e anche prima, come questo di Marianna Procopio, ma noi non lo sappiamo. E per noi il libro è uno strumento di non solo di comunicazione, un libro, no? Ma è anche un prodotto commerciale, non se ne esce. Quindi una cosa pubblicata, una cosa comunicata che va in circolo e possibilmente non fatta a proprie spese, perché altrimenti io potrei pubblicare, no? Cioè, è un'altra cosa. Mettiamoci d'accordo su queste cose qui, se no parliamo d'altro, no? Io pure posso fare delle torte meravigliose, ma cioè, se non sono una pasticcera, se le mie torte non vengono acquistate da qualcuno e non c'è qualcuno che ci mette il marchio, se no parliamo di un'altra cosa e ci prendiamo in giro, no? Bisogna aspettare la fine del secolo, gli anni 80 del Novecento, perché ci sia qualche sussulto, qualche scrittrice calabrese. Parlo di Nadia Crucitti, parlo di Amabile Giusti, di Rosella Postorino, che è vincitrice di un premio importante, di Sonia Serazzi, di Angela Bubba. Non cito nessuna delle presenti, ovviamente, perché insomma... Non citiamo nessuno perché non ha senso, no? E parlo di Adele Cabrina. Adele Cabrina che è stata mia sorella, amica, maestra, cioè compagna, sarebbe molto contenta di sapere che c'è questo incontro, no? Perché lei era una femminista di quelle vere.
e quindi piccola ma grande, e di una solidarietà nei confronti delle donne che noi donne spesso non abbiamo, no? Perché è vero che anche noi spesso siamo diffidenti nei confronti di un'opera letteraria di un'altra donna, no? Io personalmente no, sono molto incuriosita, ma nei miei viaggi all'estero, quando dovevo capire per il mio lavoro di giornalista che diavolo si muoveva nel paese che andavo a conoscere, preferivo leggere opere di narrativa femminile, perché sapevo, so che le opere delle donne sono molto più vicine alla vita reale e molto più dei saggi mi davano contezza di quello che andavo a trovare. Io sono una giornalista, l'hai detto, ho lavorato per 35 anni in Rai, ho scritto 5 libri di narrativa, belli, brutti, così così, non sono Virginia Woolf, tanto per citare, però mi sono cimentata in questa cosa qui. Perché l'ho fatto? L'ho fatto intanto perché io ho fatto la giornalista nell'unica maniera in cui che mi era congeniale, che era quella di raccontare le storie. Un po' per mia tendenza, ma proprio perché ho avuto un maestro come Enzo Biagi che mi ha spiegato che non c'è problema, non c'è tema, non c'è argomento che non si possa raccontare attraverso una storia. Quindi questo ho sempre fatto e ho sempre cercato di farlo con queste due cose che adesso vi dico. Prima di tutto, una cura estrema del linguaggio. Infatti ero molto accusata di essere mai, ma quella fa letteratura, non era fare letteratura, era invece, siccome lo spazio di un servizio televisivo è brevissimo e bisogna che le parole siano, ne puoi usare pochissime, sono preziose, sono pochissime, bisogna usare parole che siano il più possibile significanti, dense, che abbiano dentro spessore. Io in questo mi sono molto esercitata, è l'unica cosa che mi attribuisco, l'avere cercato di arrivare ad un linguaggio che intanto era didascalia delle immagini facendo televisione, ma anche quando facevo radio, no? Che fosse il più possibile denso. Se puoi usare 20 parole, non puoi usare parole così, non puoi usare sinonimi, non puoi usare la stessa parola al corso, cioè sono molto attenta al linguaggio. E poi un'altra cosa ho sempre fatto, ho sempre cercato, anche facendo la cronaca, di tagliare le storie che raccontavo, ovviamente significative e significanti del fatto di cronaca che stava succedendo, ma anche di dargli un significato più simbolico, perché non c'è il fatto di cronaca che non abbia poi, no? In tutti i fatti di cronaca c'è la colpa, il male, il bene, la vittima, ecco, ho sempre cercato, cercando di non diventare retorica, però di farle diventare storie che potessero essere lette, comprese, e anche al di là del contingentissimo. Se questo significava fare letteratura, forse ho fatto letteratura. Certamente mi sono esercitata quotidianamente nell'uso della parola, insomma, no? E nell'approcciarmi alle storie, per cui io, la mia deformazione professionale, ma che è anche molto femminile, questo me l'attribuisco come giornalista donna, era quello delle persone di capire immediatamente chi erano, che facevano, che cosa avevano in testa, e con due o tre domande riuscivo, anche qui sono un po' presuntuosa, un po' a ricostruire la loro storia. Poi il passaggio al raccontare storie è stato naturale, adesso lo posso fare di più perché ho più tempo, perché non lavoro più, perché sono vecchia, prima avevo meno tempo e dunque era più difficile farlo, ma insomma, con quali risultati? Non lo so, ma poi non è interessante qua, non stiamo parlando di questo. Quello che voglio dirvi, perché io ho una specie di pallino, proprio di c'è chi è fissato con, non so, con quello che volete voi, io sono fissata con questa cosa qui. E dico, sarò brevissima, perdonami, ma questa è una cosa... Sai perché? Perché poi voglio che... Sì, sì, me lo fate dire in 5 minuti. Interagiscano con voi, capito? Mi fate dire in 5 minuti questa cosa, molto sì, importante per me. Allora, guardate. Noi ci incanaliamo, abbiamo detto fino a 30 anni fa non c'era nessuno, ci incanaliamo ovviamente in una storia della letteratura calabrese che è già stata scritta da altri e che è stata scritta ed è scritta fondamentalmente da uomini, giusto? Ma ci mancherebbe altro, ho parlato del mio maestro che è Biagi, che è un uomo, non è che mi faccio specie di questo qua, è normale ed è naturale che sia così. Ora qual è il problema? Il problema è
che noi ci inseriamo in una storia della letteratura maschile calabrese che è legata ad uno stereotipo di Calabria che non appartiene a nessuno di noi. Guardate, sono stata intervistata per un documentario che mi hanno fatto sugli scrittori calabresi. C'erano Criaco, c'era Domenico Dara, c'era Mimmo Gangemi, c'era Carmine Abate. E poi io. L'autore intelligente ha osservato una cosa, dice, ma guarda, tu nei tuoi libri, che ripeto, lasciate perdere la qualità, che non c'entra, sei l'unica, tra questi cinque che ho detto, che ambienta le sue storie in una città e non in un paese. E sei l'unica che i cui personaggi sono come te, come te, come lei, come te, contemporanei, nel senso che sono piccolo borghesi, borghesi normali che hanno studiato, che se sono partiti non per forza con la valigia di cartone. Non hai rispolverato la Calabria di Corrado Alvaro, insomma. No, non sono stata né post-realista, né ci ho messo dentro la mafia, né ci ho messo dentro l'Anduja, né ci ho messo. Io sono, guardate, della Calabria. Io sono assolutamente una fan accanita di Criaco, di Gangemi, ma noi vogliamo un poco raccontare quello che cavolo succede nella nostra borsa della spesa, nelle nostre case, nei nostri cuori, eccetera. Dammi due minuti e finisco. Questa cosa mi si è chiarita moltissimo quando, dopo un incontro come questo che abbiamo noi stasera, ne ho scritto anche un pezzo per il quotidiano, sono stata ad Oppido Mamertina. Ora tu, Maria Rosa, non sai cos'è Oppido Mamertina, ma è, come dire, il simbolo del nero più nero che c'è in Calabria, perché Oppido Mamertina è il posto del famoso inchino della statua davanti al... Oppido Mamertina è il posto in cui è stata ammazzata per sbaglio una quindicina d'anni fa una ragazzina di 8 anni mentre era con suo nonno in una macchina. Oppido Mamertina è il posto, per dire, in cui Ricitto Biagi, durante un suo viaggio in Calabria per lavoro, Biagi volle che io lo portassi al cimitero di Oppido Mamertina per davanti alla tomba di questa bambina. Quindi Oppido Mamertina è proprio nell'immaginario, no? Quello che era Rosarno anni fa, cioè quello che è Corleone in Sicilia, che vi devo dire? Mi sono trovata a un convegno così, ad un incontro di questo genere, a dover dormire lì perché è un posto dentro gli ulivi, dentro la piana di Gioia Tauro, lontano, nascosto, ospite di una... di una giovane avvocato, io non uso la parola avvocata, perdonatemi, di una giovane donna avvocato. Insieme a lei c'era una giovane di mezza età, una poetessa, una che scrive poesie, fa la casalinga e scrive poesie, e poi c'era una ragazza molto bella che aveva studiato psicologia, aveva deciso di tornare ad Oppido a lavorare nella farmacia dei suoi genitori perché diceva: voglio il mio tempo. E siccome aveva studiato a Messina, non a New York, ma a Messina, quindi il mio tempo mi era rubato, dovevo fare la moglie e la madre. Siamo rimaste a chiacchierare fino a l'una alle due, queste quattro donne, no? I discorsi che si facevano non c'entravano nulla, né con Corrado Alvaro, né con Mario Lacava, né con Fortunato Seminara, né con Mimmo Gangemi, né con Criaco. C'entravano, io pensavo, Erta Müller. Pensavo a Alice Marro, pensavo a scrittrici, erano inquietudini, temi, ambienti. L'avvocato faceva questa qua, l'avvocato matrimonialista Oppido. Io dico, ma cavolo, avvocato matrimonialista Oppido, io stessa, e gli dicevano, guarda, non parlarne come una del nord, certo, avvocato matrimonialista qui, cioè si parlava di... Ma si parlava di amore, si parlava di combinare la vita privata col lavoro, si parlava di piccole ambizioni. Di una modernità che sembrava astrusa. Si parlava di una contemporaneità che è quella che viviamo tutte noi nelle nostre vite quotidiane. E questa roba chi la racconta? Io la chiamo normalità, poi niente è normale, no? Perché proprio nella normalità si nascondono le cose più arcane, più complicate. Chi la racconta sta roba qui? Ditemi chi la racconta, se non cominciamo a pensarci noi, perché abbiamo capito che
i maschi non lo fanno. Vorrei dire che Criaco, io sono una fan accanita di Criaco, il suo primo libro, Anime Nere, che poi è diventato un successo pazzesco, non glielo voleva presentare nessuno. Gliel'ho presentato io, non mi ricordo se era proprio alla Lamezia, la prima uscita fu alla Lamezia, no, a Vibo, perdonatemi, io ho scritto la recensione, la prima, perché nessuno della intelligenza, diciamo così, specialmente di sinistra, voleva mettere le mani dentro all'opera di uno scrittore che aveva nella sua famiglia anche delle, come dire, delle presenze che erano, insomma, vicine, vicine alla mafia, no? Quindi, per dirvi come io ho amato quel libro, ho capito subito che era una roba, ma questo non c'entra però col discorso che sto facendo. Io non sto dicendo niente di negativo nei confronti, sto dicendo però che c'è tutta una prateria, no? Da praticare, da andare a sperimentare, e che tocca a noi, proprio perché abbiamo ancora un sacco di cose da dire, proprio perché, come diceva giustamente Maria Rosa, ancora non abbiamo detto un cavolo. Noi abbiamo lasciato che il parto lo raccontassero gli uomini. Il parto che lo raccontassero, in un mio libro, io racconto di Pasternak, che racconta di una donna che aspetta un bambino, della sua donna che aspetta un bambino, come nessun altro uomo ha saputo fare, nessuna donna ha mai fatto. Abbiamo lasciato tutto, pure le nostre cose, che sono solo nostre, perché insomma, un uomo che partorisce al momento non mi pare, eppure loro che lo raccontano. Quindi c'è ancora un'infinità di roba da dire, ma soprattutto c'è da raccontarci come siamo. E la vera rivoluzione sociale e politica che si può fare in questa regione è quella di raccontare la normalità, non raccontare la mafia. Perché quello che c'è nei libri entra nel circolo dei modelli culturali, non è che la mafia non c'è, ci mancherebbe altro, però c'è talmente tanto altro qui che se non ce lo diciamo non torna come valori condivisi, capite? Quindi in questa regione c'è proprio un dovere che è anche politico, oltre che morale, oltre che letterario, perché a me mi incuriosisce sapere alla Lamezia, che ne so, una coppia come vive, che diavolo fa, come si rapporta, eccetera. Perché devo leggere Herta Müller? Per capire le inquietudini delle donne moderne, capite? Delle donne contemporanee. Esempio, il tuo libro è diviso a metà, c'è una parte che è molto tradizionale, la seconda finalmente si respira, no? Ed era faccio un esempio, giusto per fare un esempio. Beh, io per adesso mi fermo, poi se volete posso. No, perché poi facciamo il secondo giro. Okay. Allora, Daniela e Anna Maria, prego. Daniela, vieni, le poltrone sono apposta per voi, Anna Maria e Daniela. Prima, diciamo, di un intervento, quello che avevamo un pochino concordato, rispetto a quello che ha detto lei, a me sembra molto bello inserirci. Lascio che lo faccia a Maria Rosa, il titolo, scrivere con l'inchiostro bianco, appunto, perché finora probabilmente, cosa vuol dire? È una metafora piuttosto bella, io ho letto il saggio, l'ho trovata molto bella. Sì, come vi dicevo prima, ci sono state, ci sono tuttora scrittrici che cercano una narrazione più propria, quindi più libera, e una di queste, io questo titolo è mutuato da una scrittrice francese di origine algerina, Hélène Cixous, che diceva che le donne che la scrittura delle donne è una scrittura in cui riverbera un eco antico, cioè in ogni scrittura di donna c'è ancora come uno scorrere, un gusto, un sapore del buon latte materno, e quindi la scrittura delle donne è una scrittura bianca perché scritta con latte materno. Io non sono molto convinta di questo. Non credo che in realtà questa sia, e questo è vero per tutti in fondo, anche
Anche nelle vene degli uomini, nella penna degli uomini scorre il latte materno, però è indubbiamente una suggestione perché è molto forte e anche molto che mette a fuoco un rapporto più complesso, cioè sul rapporto madre-figlio molto è stato scritto, molto è stato detto, il rapporto madre-figlia che è probabilmente più complesso, più perché c'è un filo diretto in qualche modo di esperienza che la madre trasmette alla figlia, no? E che la figlia assorbe dal latte materno. Quindi in fondo sì, è una suggestione che ha molto di vero questa di Hélène Cixous. Però a volte appunto mi sembra che questo potrebbe diventare una maniera, che potrebbe diventare, come dire, un segno valido per tutte, mentre invece secondo me non esiste la donna, la figlia, la madre, esistono individualità differenti, per cui appunto, insomma, però certo, però ti ridò subito, però volevo fare una domanda a voi, e forse anche a te, perché appunto tu hai detto io preferisco dire avvocato invece che avvocata. Allora io penso che molti di voi siano cattoliche o cattolici, no? Allora, perché non vi fate problema a dire avvocata nostra? E poi vi fate problema a dire avvocato quando la lingua italiana lo prevede. Maria Rosa, cioè, è una... sì, certo. Rispondiamo dopo a questa domanda, ma intanto facciamo appunto parlare Daniele e Anna Maria, ma salutiamo naturalmente il nostro sindaco, l'avvocato Paolo Mascaro, e l'assessore alla cultura, l'avvocato Simone Cicco. Quindi grazie per essere qui. Ti faremo magari parlare fra poco. Cari signori amministratori, noi parliamo di scrittura femminile e quindi qui abbiamo anche delle belle penne calabresi e due super ospiti che sono Maria Rosa Cotrufelli e Anna Rosa Macri, che non hanno bisogno di presentazioni. A chi è venuto in mente di fare questo incontro? A Daniela Grandinetti, scrittrice, e all'editrice Anna Maria Persico. Quindi a voi la parola, spiegateci perché vi è venuta in mente questa idea rivoluzionaria. Sì, adesso vi racconto tutto. Prima di tutto voglio ringraziare tutte le presenti. Sono davvero molto felice di questo incontro al quale io e Daniela pensavamo da tanto. Una cosa che voglio dire prima di cominciare il racconto, oggi ho avuto una brutta notizia, è morta Loredana Rubino, che è stata, la salutiamo, veramente è stata una notizia tristissima. Ha un bellissimo ricordo di lei, anche perché ha fatto parte della mia cara vecchia associazione di donne, Centro Donna Lilith, fino ai primi anni 90, con la quale abbiamo condiviso tante cose. È veramente un dolore grande, la voglio salutare. In questa giornata che tra l'altro ritengo sia davvero importante, come ha detto Anna Rosa Matri, è proprio forse la giornata giusta, se si può dire così. Allora, mi è stato chiesto di raccontare la genesi di questa iniziativa e parto da me, un po' per non tediarvi, anche per onorare la nostra cara vecchia pratica femminista del partire da sé. Questa serata credo che abbia radici lontane. Io sono editore, giornalista, direttore responsabile di una testata calabrese. Da circa 40 anni bazzico quello che io chiamo il magico mondo dell'editoria, in maniera un po' ironica. Comunque fin da piccolo ho avuto un rapporto molto stretto con la scrittura e la lettura, che ho sempre considerato il mio modo di stare nel mondo e cercare di capirlo. Non so se sono stati libri perché sono del sud o perché sono cresciuta amata dai miei genitori, però con due fratelli maggiori sempre alle calcagna, ma ho sempre avuto un forte senso della giustizia che mi ha portato ad avere attenzione agli altri, a stare sempre dalla parte dei più deboli e ad avere interesse per il sociale e a dichiararmi anche femminista non appena ho capito di esserlo. Ed è da quando ero bambina che ho come un istinto nel riconoscere immediatamente le situazioni di disparità, razzismo, sessismo e discriminazione. Lo dico anche in maniera un po' ironica, le mie amiche lo sanno, come se mi si accendesse una spia rossa nel cervello, un segnale di allarme e di pericolo dal quale sento di dover difendere me stessa o anche altri.
Inutile dire che tuttora la spia rossa mi si accende spesso e volentieri. Tornando a questo incontro, l'idea prende forma l'estate scorsa, a seguito di, chiamiamolo così, un acceso dibattito sui social e a quanto so anche privato tra calabresi. Da una parte scrittrici, giornaliste, operatrici culturali, donne, dall'altra scrittori, maschi. L'oggetto del contendere era la scarsa o nulla presenza di donne alla Fiera del Libro di Torino e ad altre manifestazioni riguardanti la nuova narrazione calabrese, un termine coniato dal governo regionale e abbracciato volentieri da tutti i soggetti chiamati in causa, lettori, lettrici e naturalmente dagli autori di questi libri che da un po' di tempo a questa parte hanno raggiunto una certa notorietà e rappresentano la Calabria fuori regione anche all'estero. La cosa più sconcertante nella vicenda, sia per me che per Daniela, poi abbiamo scoperto anche per altre, è stato che alla semplice e legittima domanda, fatta sempre con garbo, da quello che sappiamo ovviamente, ma insomma ne siamo proprio convinte, alla domanda delle donne, come mai alla tale manifestazione c'erano solo scrittori maschi, gli interessati, cioè gli scrittori calabresi, anche gli amici degli scrittori calabresi, devo dire, davano risposte stizzite e anche offensive, del tipo ma cosa volete, organizzatele voi, quanti libri hai pubblicato tu, se ci hanno invitato ci sarà un motivo, le donne sono state invitate ma hanno rifiutato, non ne conosciamo, datemi i nomi di scrittrici che le invitiamo, ora vado ad operarmi a Casablanca. Ha detto anche questo. Sì. No, no, è certo. Gentleman. L'ha scritto su Facebook. In privato qualcuno si è giustificato, tipo è solo un puntini puntini tra amici, non ti devi preoccupare, la prossima volta magari. Io sono stata bannata da uno scrittore dopo che in privato gli avevo chiesto informazioni su un evento che stava organizzando. Lui mi ha risposto in maniera offensiva dicendomi che avrei dovuto pagarmi le spese così come aveva fatto lui. Una risposta che non c'entrava niente, data solo perché aveva letto su Facebook un mio commento, peraltro riferito ad un'altra vicenda in cui non c'entrava niente. Un'altra volta avevo scritto, solo per rispondere ad una provocazione, che stavamo pensando a un incontro tra sole scrittrici, mi hanno preso sul serio e il giorno dopo qualcuno mi ha chiesto in privato la data. Questo e tanti altri episodi potrei raccontare, ma insomma più o meno avete capito come si è svolta la cosa. Tornando a noi, la nostra era una domanda legittima, un semplice dire, non c'erano donne, è successa questa cosa strana, chiediamoci perché. Loro l'hanno presa come un'accusa, in più si sono difesi in maniera infantile, ridicola e offensiva. Inutile dire giustificare, come ha fatto qualcuno e qualcuna, Tizio ha un brutto carattere, oppure Caio forse è stato provocato, e anche non tutti siamo così. Allora mi si è accesa nella testa la famosa lampadina rossa. A me piace chiamare le cose con il loro nome, erano attacchi sessisti. Certo, non tutti sono così, per fortuna, ma a me sono sembrate risposte di chi ha la coda di paglia e anche scostumate e poco educate in generale. Per dirla alla Nanni Moretti, chi parla male, pensa male e scrive male. Guardando un po' indietro, ma non tanto, mi sono resa conto delle centinaia di attacchi subiti nel tempo, sia sul lavoro che fuori, da me e dalle tante donne che ho incrociato nella mia vita, semplicemente perché siamo donne. Ma perché nel 2019 e alla mia veneranda età ancora li devo subire? E come tutte le altre, vecchie e giovani? E perché se lo dico spesso vengo attaccata ancora di più? Perché ancora mi devo giustificare per quello che sono e per quello che faccio? Ci siamo confrontate un po' tra noi, ci siamo date qualche risposta, ci siamo rese conto che non era un problema personale, ma culturale e sociale. Questi attacchi, tra l'altro, per molti di noi, erano anche qualcosa da non dire pubblicamente, come se fosse una vergogna nostra e non di chi li mette in pratica. I nostri sentimenti erano oscillanti tra indignazione e umiliazione, ironia e autoironia, orgoglio e spirito di vendetta, tra il desiderio di ora gliela facciamo vedere noi, e il timore di esporsi e magari essere offese di nuovo, tra il facciamola finalmente sta cosa solo tra donne, e però cerchiamo di non apparire troppo femministe. Alla fine abbiamo trovato una quadra. Un giorno sul computer mi è apparsa come per magia la copertina del libro Scrivere con l'inchiostro bianco. Abbiamo comprato, letto e poi è partita l'organizzazione di questa serata, che abbiamo ritenuto a quel punto davvero necessaria ed è stata accolta con favore da tante. Ora siamo qui con Maria Rosa Cutrufelli, con Anna Rosa Macri, tutte voi,
a cercare di capire meglio quello che ci sta succedendo, ma soprattutto per trovare un finale giusto a questa storia. Grazie. Allora, Anna Maria ci è andata giù pesante, è entrata nel cuore del problema. Ho raccontato la storia. Ha detto la verità, certo che ha detto la verità, perché Anna Maria sembra una persona tranquilla, ma io che la conosco da tanti anni so benissimo che sa fare la rivoluzionaria quando vuole e lo fa sempre. Lasciatemi dire però, cioè per verità storica, che io al Salone del Libro di Torino sono stata 3 volte, le prime 2 volte come giornalista, quindi... No, non lo sappiamo. Ma cosa c'entra? Quell'incontro, ma l'incontro precedente, però, io sono stata invitata. Lei parlava del nostro contesto in modo particolare. Allora, diamo la parola a Daniela. Non è vero, voglio dire, che nessuno... No, è stata fatta una richiesta proprio dalle ragazze di un genere che dice, certo, allora io vi passo, eccomi, donne, ma sono... Vi passo questa domanda. Ascolta, sono anche meno quelle che scrivono, e soprattutto se posso fare un invito, a 20 anni, a 25 anni si pubblica a pagamento, dopo no, dovete lottare in loco fortissimamente, lavorare come pazze, perché le vostre opere sono pubblicate da editori veri. Allora sarà l'editore vero che vi porta a Torino. Allora. Ma questa è la realtà. Io ve lo dico come. Non ce l'ha anche l'azienda di scrivere, ma se scriviamo dobbiamo confezionare un prodotto editoriale serio, altrimenti come vai a Torino con un libro? E come no? Con un libro allora, che hai pagato tu? Non ci vai. Vorrei sentire un attimo Daniela e poi ti ridò la parola. Poi vediamo chi vuole ricontrabattere a quanto si è detto finora. Daniela Grandinetti. Grazie. La Genesi è stata quella che in rosso totale ha dipinto. Anna Maria, chi la conosce insomma sa che è così, genuina, però vorrei sottolineare anche io da parte mia l'estrema contentezza di essere arrivata in porto con questa iniziativa. Voglio però dire che avevo occasione, perché qui vedete questa composizione, l'idea è nata dal saggio, come dicevamo prima, scrivere con l'inchiostro bianco, e io avrei voluto fare una domanda, ma alla quale lei ha risposto all'inizio: come mai nel 2018 si sente ancora l'esigenza di scrivere insomma un saggio sulla scrittura delle donne? Quindi non la chiamiamo più scrittura femminile, chiamiamo scrittura delle donne, per non sentirsi fare sempre le stesse domande. E vabbè, Anna Rosa, perché insomma è una donna calabrese, tra l'altro entrambe sono 2 donne che dal sud in qualche modo si sono mosse per inseguire, tu lo racconti nel personaggio anche di Bianca, di Corpestraneo, che parte insomma dalla Calabria, studia a Milano, poi parte il 68, delle cambia appunto l'idea di in qualche modo voler fare la giornalista, eccetera. Tu invece racconti che tuo padre in qualche modo, o comunque la tua famiglia, ti avrebbe voluto medico, e invece insomma poi la strada ha preso, è andata, diciamo, è stata un'altra, ha preso un altro percorso, ma comunque 2 donne, entrambe in qualche modo del sud, e quindi ci sembrava bello anche questo incontro di esperienze, di generazioni, insieme a giovani, perché poi quelle che abbiamo oggi qui, probabilmente noi abbiamo scelto la narrativa, come diceva lei prima, la poesia poi è un mondo sterminato e ci si muoveva in un campo che non conoscevamo, insomma, quindi si rischiava. Abbiamo scelto di dare un taglio sulla narrativa, su ciò che conoscevamo, quindi queste sono le autrici, altre avrebbero potuto sicuramente esserci, quindi volevo sottolineare 2 cose. La Serazzi l'avevamo invitata, onore del vero, perché è una voce insomma autorevole oggi, ma è della calabrese, però... ci ha risposto la casa editrice che non era disponibile per oggi, e mi corre anche l'obbligo, con questa occasione, altrimenti lo dimentico, dire che abbiamo comunque il saluto dell'assessore regionale alla cultura, Maria Francesca Gurillano, poi magari se avremo tempo lo leggeremo, però insomma fa gli auguri all'iniziativa, sottolineando appunto che il tema della narrazione, insomma sono molto impegnati su questo fronte, quindi augura i migliori auguri a questa iniziativa in tal senso. E semplicemente così, ora per chiudere il cerchio,
Io mi sono, no, mi sono semplicemente posta il problema da un punto di vista contrario, nel senso che un libraio quest'estate, dove ero a Catanzaro per una presentazione, mi diceva: sì, ma tu non sai quanto è difficile organizzare cose con le donne, perché se c'è quella non ci vuole essere quell'altra, insomma, perché da mettervi insieme tra di voi è una cosa complicata. Ma perché mettere insieme gli uomini è facile? No, però aspetta. Io da quando? No, aspettate, vorrei un attimo solo concludere il ragionamento. Allora, di fronte a una narrativa calabrese che si è imposta all'attenzione nazionale, perché poi questo va detto, no? Ed è prevalentemente composta da uomini, no? Quindi da scrittori. Che però hanno saputo fare rete, hanno saputo in maniera anche spontanea organizzarsi, sostenersi, eccetera. Quindi c'è stato, magari anche l'aspetto goliardico sicuramente, ma perché no, ci può anche stare. Dall'altra parte però non c'è. È vero che c'è una sudditanza, questo sì, perché la sento io, l'avverto io non sono capace, cioè di fronte a una istituzione culturale calabrese alla quale magari propongo il libro, mi sento importante, mi sento rispondere, mi mando il curriculum, ma un po' mi prende male, perché non sto cercando lavoro, tu fai un lavoro, presuppongo che tu sia mosso dalla curiosità di conoscere quello che faccio, no? Se ti occupi di libri, magari, non so, la curiosità anche di leggere quello che c'è, oltre a quello che hai sul banco, comunque, che promuovi, eccetera, no? Nelle tue manifestazioni culturali. Non stiamo parlando di bello o di brutto, come tu hai detto, nessuno ha la pretesa di dire. Stiamo parlando di preconcetto. Ho scritto un libro meraviglioso. No, per carità, potresti. Però quasi la soggezione, quindi ricorri allo scrittore, gli dici, gli metti in mano il libro, come è successo a me, no? Per dire, magari lo leggi, no? E poi dopo io stessa mi sono chiesta, questo è quello che è successo a me, ma perché? Ma perché ho fatto questa cosa? Cioè, perché io, che ho scritto, che ho fatto il mio percorso, no, dignitosissimo, ho all'attivo tante cose, metto il libro a lui, che ha scritto magari un libro soltanto, no, però è un nome, qui è diventato un nome, io gli chiedo timidamente, se casomai hai tempo. Ecco, c'è questo atteggiamento, io lo confesso, ce l'ho, ecco perché mi sono detta che forse è arrivato il momento anche un po' di parlare. Anche questo. Allora, darei spazio anche a loro. Sì, io vorrei, certo, ringraziarle tutte, se posso. Vai. Una per una, perché purtroppo Nuccia Benvenuto, che ha scritto questo libro, 15 grammi, tra l'altro pubblicato dalla mia stessa casa editrice, non ci ho potuto raggiungere per un problema familiare. Lo stesso per Anna Laura Fazzari, forse ce la farà più tardi, ma non lo sapeva. La casa sull'altopiano di Giulia De Sensi, che invece è una scrittrice lì, la Metina. Le voci dell'eco, che poi è l'ultimo libro di Daniele Arabia, insomma, ha un'attività molto intensa anche come giornalista, insomma. E vabbè, quella sono io. Giussi Straropoli Calafati, che qui è con Il viaggio delle nuvole, ma insomma ne ha scritti diversi, come Liana Liurfida anche, e Antar, credo, poi magari ce ne parleranno brevemente, e Merida Cinconte dopo il buio. In alto c'è Anna Cardamone, un tappeto d'acqua, è una parola molto particolare, perché Anna, diciamo che fa questi lavori, ama ricamare, ama dedicare molto tempo alla manualità, e quindi ha scritto questo libro componendo opere, diciamo, di donne, che ha ricamato e sulle quali, insomma, ha scritto, quindi un'opera molto particolare e molto bella. E volevo soltanto dirvi, perché insomma mi sembra anche giusto, che comunque i libri, in particolare anche loro, li trovate poi eventualmente in fondo, perché la libreria Tabella ci ha messo a disposizione appunto le copie dei libri. Allora, io direi che possiamo, no, questo resta poi il microfono, giro io per appunto per la sala. Chi è che vuole rompere il ghiaccio? L'introduzione è stata bella, corposa e sostanziosa. E allora, chi vuole dire cosa? Abbiamo le scrittrici, abbiamo le autrici di questa bella vetrina, Giulia De Sensi. Allora, salve a tutti. A me ha colpito molto quello che ha detto prima Rosa Magri, rispetto al fatto che bisogna parlare della normalità e che le donne devono cominciare. Io, quando ho cominciato a scrivere questo libro, devo dire la verità, mi interessavano fondamentalmente due cose.
non volevo assolutamente essere pubblicata a pagamento e volevo scrivere una cosa che avesse un sapore universale, non volevo scappare da quell'idea perché sì, sono calabrese e quindi tutti si aspettano che tu metti in piedi subito gli ulivi, i fighi d'India, si aspettano di vedere questo genere di cose. Io volevo, non ho dato volutamente un nome ai luoghi, ho creato una cosa, un archiabesco, l'ho chiamato così, perché effettivamente ho creato un luogo sospeso, non gli ho dato nessuna connotazione geografica. Di solito quando mi chiedono perché nelle presentazioni, io dico, beh, volevo lasciare la fantasia di chi legge libera di spaziare, ma la ragione fondamentalmente è questa, cioè io volevo, sentivo proprio la necessità di scappare da questo schema. Ed è una cosa che in realtà secondo me riguarda anche gli uomini, anche se non tutti se ne rendono conto. Tipo mio fratello ha realizzato la copertina, lui è un artista di fama internazionale, però si chiede continuamente perché in Calabria quando lo chiamano spesso rifiuta, ma è costretto a rifiutare perché sono cose localistiche che tendono a restringere, diciamo, il... Sì, stereotipate e demotivanti in qualche modo, perché uno che si aspetta che la sua opera sia capita da tutti non ci vuole stare a questo gioco. Volevo dire questo. Grazie. Salve, sono Meridia Ciconte. Anch'io sono un'autrice calabrese, però nel mio libro, anche se parte del mio libro è ambientato in Calabria, io ho solo descritto dei luoghi. Sarà per deformazione professionale perché faccio l'architetto, quindi diciamo che mi è venuto anche un po' abbastanza facile questo. Il mio romanzo su un femminicidio, quindi ho parlato di donne. Mi interessava molto sciorinare questo tema che è molto purtroppo attuale. Quindi ho cercato da un monologo che avevo scritto tempo fa per una manifestazione per il 25 di novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza, da lì ho capito che di avere il personaggio, di avere la donna che poteva raccontare quello che purtroppo tante donne subiscono all'interno della famiglia. E quindi ho raccontato la storia, cioè mi sono immedesimata in questa vittima, che poco prima di morire rivede in flashback tutta la sua vita, quindi da quando ha conosciuto il suo compagno, da che ha poi tentato di ucciderla, perché io non la faccio morire la mia protagonista, perché la prima cosa che dobbiamo dire è che le donne non devono morire, quindi nel mio romanzo la protagonista non muore. Poi durante la narrazione mi sono chiesta cosa spinge un uomo a voler uccidere, voler fare violenza contro la donna che dice di amare la propria donna, e quindi mi sono immedesimata in un uomo. Quindi il mio è un romanzo a due voci, io racconto quasi le stesse cose dal punto di vista maschile e da quello femminile, e quindi diciamo ho cercato, anche se la mia protagonista viaggia da Pizzo, perché è un paese a me vicino, io abito a Soriano, quindi conosco benissimo il territorio, e da Pizzo a Roma, quindi è una storia normalissima di una coppia normale che si conosce in una Roma contemporanea, e quindi racconto Roma, racconto Pizzo, racconto la storia di due persone normali che però poi per ovviamente motivazioni che sono dettate dalla narrazione finiscono questo rapporto in maniera violenta. Quindi questo, cioè si può scrivere anche altro, ovviamente sono d'accordo con te, anche se non riesco molto a criticare chi rimane in questa cosa, cioè se si sente di scrivere così va benissimo così, però non diciamo mettere da parte chi vuole fare altro. E no, cioè la calabresità, tra virgolette, si può anche descrivere in altro modo. Questo qua. Grazie a voi. Allora, io sono Luisa Steropoli Calafati, io un po' esco da quello che avete detto voi, perché io seguo la narrazione della Calabria, sarà per una mia formazione di base, io mi sono un po' formata leggendo Alvaro, Strati, per cui cioè per me è fondamentale, c'è quella sorta di calabresità che non mi fa uscire, sì, io sono proprio per quella Calabria classica che c'è. E l'obiettivo fondamentale mio quando scrivo, e mi rendo conto, che è quello di narrare la Calabria con la voce di una donna.
ovviamente non è la Calabria che narra Criaco, non può essere, perché lui è un uomo, io la vedo da un altro punto di vista e questo è uno dei miei obiettivi. Ovviamente sono sulla linea di Criaco, Abbate e tanti altri e mi piace rimanere in quello, in questa fascia, perché è il mio modo di scrivere. Ho provato per fare un esperimento a scrivere altro, ad uscire, a scrivere nella busta della spesa e mi sono detta che non fa per me, anche se per esempio con La Terra del Ritorno, che è stato il mio primo romanzo, ho scritto di Calabria a Bovò, per cui per chi l'ha letto può sapere. Ho scritto poi, ho voluto raccontare una storia più attuale, ma ci sono rimasta lo stesso perché sono andata a Riace, anche se da lì ho fatto un po' un viaggio in giro per il mondo, diciamo a 360 gradi, ma il mio punto di arrivo e di partenza rimane qua e sono fedele a questo tipo di scrittura che poi fondamentalmente è la mia. Posso aggiungere una cosa a quello che dicevo prima? Cioè, per quanto riguarda gli editori, il mio editore di Lucca, io avevo mandato il manoscritto ad editori calabresi, nessuno mi aveva risposto, oppure mi hanno risposto in una maniera un po' particolare, mi riferisco al fatto del pagamento. Io non ho pagato nulla, io ho vinto l'edizione partecipando ad un concorso. Il mio libro non era, diciamo, non rispondeva ai canoni del concorso in generale, però l'editore, siccome gli era piaciuto il manoscritto, ha fatto un premio speciale editando il libro. Poi mi sta facendo girare l'Italia, quindi io non mi fermo solo in Calabria. In Calabria lo promuovo tantissimo, sto girando le scuole, anche perché, ripeto, è un argomento purtroppo attuale, però mi sta facendo girare molto, molto l'Italia. Quindi non sono rimasta nella Calabria, nonostante io sia calabrese. Quindi non so se una casa editrice calabrese avrebbe fatto la stessa cosa per me. Ma mica un peccato pubblicare fuori della Calabria, magari. No, io mi riferisco al fatto del pagamento, io non ho pagato nulla. Ma benissimo, cioè, perché nel discorso quello che mi ha fatto irritare è che nessuno mi ha risposto. Questo è un altro discorso. Può succedere che tu piaccia a un editore toscano e non ad uno calabrese, che c'è di strano? Mica uno si deve vergognare perché pubblica. No, assolutamente. Quello che non funzionava nel tuo discorso. Mi pare che dobbiamo parlarci con estrema franchezza, no? Certo. Allora, se una persona, uomo o donna che sia, decide di pubblicare a pagamento un suo romanzo, evidentemente non gliene può fregare di meno del Salone di Torino. Certo. Cioè, cose non sono... Cioè, Moravia cominciò pubblicando. Okay, ma Moravia cominciò a 20 anni. Aspetta un attimo, però non voleva andare al Salone di Torino, ammesso che ci fosse, perché se ti pubblicano a pagamento non c'entri al Salone di Torino. E questo devo puntualizzare una cosa. Quella cosa del Salone del Libro era un momento istituzionale della Regione Calabria. Io sono andata a vedere. No, quello era il mio discorso. Cioè, la nostra riflessione è partita da quello. Nel momento c'era un incontro istituzionale della Regione Calabria, la nuova narrazione calabrese, sono andata a vedere, erano 11 maschi. Quindi una domanda legittima, come mai erano tutti maschi? E da lì è partita tutta la riflessione. Quindi era un momento istituzionale, che poi lo so, chiaramente Anna Rosa Magri e tante altre sono andate a presentare al Salone del Libro, ci mancherebbe altro, però la domanda è perché la Regione Calabria è riuscita a trovare 11 scrittori tutti maschi? Questa è la domanda. Sono stata chiara? No, però il problema, allora io sono d'accordo con te, non mi piace quando il vittimismo, no? Per cui noi non ci siamo, noi... però a volte non si tratta di vittimismo, si tratta di vedere le cose come stanno, cioè i fatti. Allora, sui giornali subito dopo l'ultimo salone, io non sono per niente una vittima, ci vado tutti gli anni, quindi non esiste il problema se lo vedo con i miei occhi personali, ma non lo guardo solo con i miei occhi personali. E mi ha fatto piacere che subito dopo l'ultimo salone su tutti i giornali mainstream italiani è uscita questa polemica, perché appunto un gruppo di studiosi e studiose ha semplicemente messo in fila i nomi. E certo le donne c'erano, ci sono, perché appunto
le donne sono brave, le donne scrivono, le donne pubblicano, le donne sono conosciute, le donne vanno dappertutto, però su 100 uomini ci sono 10 donne. Allora, possibile che i maschi siano più bravi, più interessanti al 90% delle donne? Tant'è vero che la Gioia si è scusato, ha detto che lui non avrebbe mai immaginato questi numeri. Cioè, quando li ha visti, cioè, neanche, è vero che c'è come una cecità preconcetta, per cui tu dici le donne ci sono, certo ci sei tu, ce ne sono tante altre, però poi quando vai a vedere siamo ancora le eccezioni. Questo è vero non solo per il Salone del Libro, è vero sempre e ovunque. Guardate come si chiama il Festival di Repubblica, il Festival delle Idee. Dopo che è successa questa polemica, io me lo sono andata a vedere per curiosità, e anche lì certo c'erano delle donne, però appunto sempre come il fiore all'occhiello. Ora siamo più, lo dicevo prima, ormai le donne che pubblicano sono tante, e pubblicano cioè l'editoria a pagamento è un'editoria che riguarda uomini e donne. Ci sono a volte c'è una necessità di uscire fuori con quello che hai scritto, che non è, come dire, è una necessità relazionale. Hai bisogno che non sia più il manoscritto nel cassetto, ma che anche 10 persone abbiano questo libro in stampato. Allora, perché no? Io sono contraria, nel senso, lo dicevo a miei studenti, io ho insegnato teoria e pratica, adesso non dire, e tecnica. Teoria e tecnica della scrittura creativa alla Sapienza a Roma, e ai miei studenti dicevo sempre: no, se voi di questa cosa volete farne una professione, cioè è vero che Moravia il primo libro l'ha pubblicato a pagamento, ma erano altri tempi. Cioè, ora voi non lo fate perché non vi serve. Cioè, vi serve solo se dite, questo è un libro, cioè è una cosa che ho scritto, vorrei che non fosse più, che non lo leggesse solo mia madre, mio fratello e mio cugino, ma 10 persone che non conosco. Allora va bene, se voi ne volete fare una professione, non vi serve, perché non avrà eco. Non vi succederà come a Moravia. Scordatevi Moravia, fate uno sforzo in più. E allora, ad esempio, partecipare ai concorsi va bene, perché appunto quando ti capita, come è capitato a lei, cioè se un libro incuriosisce un editore, trova la sua strada, trova la sua via. Quindi datevi da fare, e se volete che sia una professione, fatelo professionalmente. Pubblicare a proprie spese non è professionale, quindi questa è la differenza. Cioè, dipende da che cosa tu vuoi fare, questo è il... E comunque la verità è che noi siamo ciechi, cioè non ci crediamo che al Salone di Torino, quindi non solo la regione Calabria, era proprio una cosa eclatante, tant'è vero che Nicola La Gioia dopo ha detto: scusate, proprio non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto, ma... Vabbè, c'è sempre tempo perché qualche scusa arrivi. Saluto, visto che ci è venuto a trovare il sindaco Paolo Mascaro, benvenuto.
Buonasera a tutti, una voce maschile fuori dal coro, in una serata giustamente al femminile e bellamente al femminile. Allora, è sicuramente un dibattito ricco di importanti riflessioni, anche perché abbiamo visto anche una partecipazione con diversi punti di vista, sia da parte delle scrittrici, sul dedicarsi soprattutto a tematiche che riguardano la nostra regione, o il voler anche uscire al di fuori della nostra regione, l'essere presente o non essere presente. Io pongo una riflessione e mi chiedo sempre, vi sono determinati settori in cui, nonostante passino gli anni, passino i decenni, continua ad esserci comunque una oggettiva difficoltà da parte del sesso femminile, che pur è, e lo sappiamo tutti, dotato di grandissima sensibilità, di grandissima capacità anche operativa. Voi avete parlato giustamente della scrittura, io potrei andare in altri ambiti e dire perché ancora oggi nella nostra società, società moderna, società post-industriale, società della democrazia diretta, il mondo femminile ha difficoltà. Prima sentivo questi numeri, 90 a 10, anche 90 a 10, ma può essere anche 80 a 20, perché in tanti settori si hanno comunque delle difficoltà tali da dover comportare ancora oggi, siamo al 2019, riflettiamoci che siamo al 2019, a dover costringere ad esempio a introdurre e mantenere quote di genere. Non vorrei che qualcuno pensasse che io sono contrario a quote di genere o altro. Il mio sogno è un sogno nel quale il genere si rappresenta senza la necessità della cosiddetta protezione normativa. Questo è il mio sogno, cioè è una elevazione ulteriore culturale da parte di tutti, in forza e in conseguenza della quale si è rappresentati e si è rappresentanti, non perché questa è una quota riservata, perché mi sembra un minus, mi sembra comunque una limitazione, mi sembra qualcosa anche astrattamente di mortificante, seppur in certi momenti anche la mortificante limitazione diventa necessaria se serve a costruire. Sì, però no, diciamo esistono, sono normative. Sono normative che esistono e mi chiedo perché non riusciamo noi tutti, anche chi siamo qui stasera, perché non riusciamo a creare una società nella quale si riesca naturalmente in maniera diversa. Dico di più, faccio un esempio. Quando invece si tratta di altri ambiti, parlo per esempio di un concorso che è un concorso dove si mostra grande capacità e grandi aspetti, per esempio in magistratura le donne stravincono numericamente rispetto agli uomini, a parità di partecipanti, stravincono le donne. Allora, riflettiamo un attimo, quanto può essere ancora tutto, e giungo alla conclusione per evitare, ripeto, equivoci, forse frutto di una nostra ancora cretta meschinità mentale, cioè ove si deve selezionare a livello individuale, sapendo chi deve essere il selezionato, o ove, faccio un esempio, anche nelle organizzazioni di salone, è una scelta individuale, purtroppo, e non si comprende perché, si continua a preferire quello che è il sesso maschile. Ove vi sono ipotesi nelle quali, anche in situazioni di dimostrazione di grandissime capacità, non si conosce chi è l'interprete di quel determinato atto, vincono spesso numericamente soggetti di sesso femminile. Io dico, dobbiamo riuscire a creare un futuro nel quale non vi sia, e ripeto, e comprendo bene anche l'intervento che c'è stato, che non è richiesto, però qualcuno questo lo inserisce, nel quale siamo tutti, perché così è, con le nostre diverse sensibilità di sesso, di genere, siamo tutti allo stesso livello e riusciamo ad avere sia le stesse opportunità, sia le stesse capacità, che non vi sia nella scelta spesso una visione maschilista, che inevitabilmente è visione retrograda, è visione che dobbiamo superare, probabilmente con un ulteriore sforzo culturale. E a mio
mio parere, occasioni come questa, nelle quali abbiamo sentito tantissime esperienze, tantissimi racconti di come ci si è avvicinati a voler tradurre se stessi, il proprio essere, la propria spiritualità, la propria voglia di trasmissione di emozioni, io credo che iniziative come queste possano servire in quest'ambito per far sì che serate al femminile come queste mandino un messaggio all'esterno di creare veramente una società nella quale quello che un po' lamentava prima un po' Anna Maria possa essere definitivamente superato. Comunque sono una voce fuori dal corpo perché sono l'unico maschio, grazie per avermi... No, l'unico maschio che ha parlato, altrimenti sono l'unico maschio che ha parlato. È una bellissima iniziativa e sono veramente contento di aver partecipato e di continuare a partecipare. Un brevissimo flash, anche per rispondere, non è una risposta, è una risposta parziale, ma stamattina mattina guardavo il suo insegnante e mi è arrivato un libro di un rappresentante, c'era oggi questa iniziativa così per sfogliare, ho detto vabbè, un testo, nuova edizione, letteratura 900, li stanno aggiornando, bene, Elsa Morante. E poi c'era un diciamo un modulo d'appendice sulla nuova narrativa italiana, di Caramuri. Stop, basta. Queste erano le donne, queste sono le donne che si studiano nelle scuole superiori, questo dice qualcosa. Ancora di più la parola. Daniela Rabbia? Oliana, come volete? Vai. Ah, vai. Allora, non lo sapevo, scusa. Purtroppo allora io l'ho portato qui. E non è lì perché i pezzi nasce dal blog, è una raccolta fatta nella Città del Sole, è stata una loro iniziativa, l'ha curato Letizia Cuzzola, io c'entro poco e non quanto, ho dato solo l'assenso a che scegliessero i pezzi dal mio blog. Lo metto così per chi vuole fare la foto, perché non è lì, quindi spero in una vostra... la vostra attenzione mia, perché ultimamente la stampa locale mi sta cassando, non so perché. Infatti l'ultimo WhatsApp fatto di un'amica giornalista ha chiesto chi sono io, cara, nei tuoi comunicati non ci sono, come mai mi cancelli? Questo è il rapporto che hanno le donne con le altre donne. Non ho ancora capito perché io sono una persona amabile e gradevole e ti leggo questa ricerca di identità. Direi che cerca l'identità, due pezzi lei. E non so perché sono bene. Una si intitola Io non sono una donna del sud. Io non sono una donna del sud. Non ho mai fatto la salsa di pomodoro. Le melanzane ripiene. La conserva di peperoni. Non ho mai insaccato una salsiccia, non l'ho mai bucherellata, mi fa senso il sanguinaccio, non lo mangerei mai, non pranzo dalla suocera, però l'ho tanto amata, non vado a matrimoni, battesimi e prime comunioni, non vado neppure ai funerali, come potrei salutare quelle persone affrante messe lì? In tira indiana. Non conosco il parentado, non ricordo i vari gradi, mi sfuggono gli intrecci, proprio quelli più succosi, mi distraggo e poi apro le finestre, tiro giù le tende su balconi spalancati, non spedisco barattoli a mio figlio, non stiro le camicie e poi non mi nascondo, non dico ho un impegno e non ho mai giunto a casa, a volte solo amiche. Non ho mai abitato qui, non ho mai vissuto qui, ma ora che lo vedo ne sono tanto fiera. Il sud lo porto nel sangue, nel suo colore, nel suo calore, nella storia, nel presente, nel mio viso da bambina, nel dolore delle mamme, delle donne, sempre vigili e costanti, sempre attente e sempre pronte di una cura sempre eterna. Grazie. Questo era
questo era quanto io non sono nella mia ricerca di identità. Poi avevo scritto un altro pezzo, e lo leggerò perché è brevissimo come questo, sulla ho visto donne. Ho visto donne e quanto le donne fanno male alle altre donne, cioè quanto non riescano, ma loro stesse verso se stesse, faccio questo e basta. Ho visto donne preparare tinozze d'acqua calda e strofinare suocere e mariti. Ho visto donne che lavavano i piedi a uomini giovani e maturi. Ho visto donne spadellare pranzo e cena, primo, secondo, contorno e frutta, senza tenersi, servendo mariti, cognati, figli. Ho visto donne preparare grandi piaceri, dove loro non si sarebbero mai potuto riscaldare. Lavare lenzuola al fiume e lasciarli poi in grandi ceste con la lascivia a profumare. Donne curve su camicie da stirare, su melanzane da tagliare. Ho visto donne partorire e rialzarsi perché lui era tanto stanco. Allattare, pulire il piccolo e senza cibo riallattare, senza tempo per se stesse. Ho visto di tutto di più e ho trascorso infanzia e adolescenza borbottando, ribellandomi e schifando un servilismo immondo anche per lo stesso uomo al quale era diretto. Mi ero giurata che mai avrei perpetuato nessuno di quei gesti. E così ho fatto, non per mia bravura, ma perché la modernità avanzava e disfaceva il feudalesimo con lavatrici, lavastoviglie e riscaldamento. Questa è stata la rivoluzione facile. Carosello e i Pampers si portarono via i comportamenti più retrivi e tutto si complicò da allora. Le donne hanno studiato, si sono laureate, ma la mente imprigionata ha imbracato, imbavagliato le donne per metà. Il tempo delle donne è ancora a disposizione di un lui, di una famiglia, di un figlio, di un nipote. Il tempo delle donne è sempre tempo perso ad aspettare un lui che dice: sei pronta? Sto arrivando. Siamo pronte, ma le donne ancora aspettano con costanza, senza nessun cedimento, senza accorgersi di ripetere le nonne, le mamme, le zie, tutte le altre donne che hanno condannato. Aspettano. Anche le ragazzine, anche loro, che a noi sembrano così scapate, sono sempre innamorate. E come mi disse la mia più brava alunna, professoressa, io continuerò gli studi solo se vorrà il mio ragazzo. Non meravigliatevi perciò se dico che ancora il cammino è solo un mettersi in cammino. Troppe donne vengono uccise, troppe donne vengono picchiate e tutte, proprio tutte, chiudono un occhio, anche due, sulle innocenti evasioni di un carissimo lui. Basti che torni a casa. Basti che torni a casa. La strada è lunga, è tanto lunga, e passa solo per un sentiero ancora poco asfaltato, il sentiero del rispetto e dell'amicizia di donne con le donne. Questa è la mia riflessione, sempre attuale, una evoluzione ancora da divenire, la vera mutua assistenza tra un femminile empatico e un femminile pratico, un patto con le nostre emozioni e la realtà effettuale delle cose. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie Alconda. Io vorrei sapere se voi siete d'accordo sul fatto che Pampers e Carosello si portarono via i braceri e le donne che servivano i maschi a tavola e magari mangiavano in cucina, non mangiavano nemmeno a tavola con gli uomini. Diciamo anche questo, succedeva anche questo. Daniela Lucia, giornalista. E dopo c'è l'altra Daniela, Daniela Rapia.
Allora, sì. Sì, buonasera, probabilmente ne avrei anche parlato prima, ma sono arrivata tardi, quindi... Perché c'è una bambina piccola, ecco. Sì, mi scuso quindi se si tratta di qualcosa di ripetitivo. Premettendo che i problemi di cui ho sentito mi sembrano problemi generali dell'editoria, quindi non prettamente legati a un genere. A questo punto vi chiedo, le difficoltà sono legate alla qualità delle opere o appunto al genere? Cioè se un'opera... Sì, io devo andare comunque. Fastidio anche a lei. E niente, la domanda era questa. La chiudo perché sono richiamata alla... Sono legate alla qualità dello scritto o è l'ostruzionismo? No, no. Che cioè è basta. Daniela Rabbia. Buonasera a tutti, intanto complimenti per questa iniziativa e voglio dire subito che sono felicissima che si svolga di fronte al sindaco della città di Lamezia, quindi qui faccio gli auguri e complimenti per aver ripreso con questa bella attività amministrativa. Io parto da una premessa di ordine logico: se la scrittura è capacità di tradurre le emozioni in parole e viceversa la lettura, per chiudere il cerchio, è la capacità di decodificare quelle parole, di trarne le emozioni, sicuramente alle donne non può mancare la capacità emozionale o l'intelligenza emotiva, come direbbe Daniel Goleman nel suo bellissimo saggio. Le donne hanno una sensibilità acuita, alle volte eccessiva, che porta a quelle ossessioni di cui parlava Anna Rosa Macri, perché siamo anche parecchio perfezioniste. Però mi piace porre l'accento più sul lato della passione della scrittura e parto da come è nata la mia attività di scrittura. Jonathan Safran Foer, in un libro molto bello, Ogni cosa è illuminata, dice che la scrittura offre una seconda possibilità. Per me, come esperienza di vita, io provengo dal mondo dell'avvocatura, avevo fatto una scelta di vita sbagliata, non mi piaceva fare l'avvocato, la scrittura mi ha aperto un mondo che è il mio mondo. Io mi sono approcciata alla felicità attraverso la scrittura. Ho iniziato a scrivere in maniera anche rudimentale all'inizio e tuttora non è che io sia una grande scrittrice, io sono una grande lettrice, io leggo un libro al giorno, quindi io sono ossessionata dalla lettura. E addirittura se non lo finisco io non devo arrivare al giorno dopo, quindi quando sono molto lunghi è un problema per me. E allora ho iniziato a scrivere e soprattutto a recensire libri di autori, a presentare autori. Da lì c'è stato l'altro passo di prendere il tesserino di giornalista pubblicista ed ora, per fortuna, per una fortunata coincidenza della vita, lavoro al Dipartimento della Cultura della Regione Calabria, quindi ho assistito a questa scelta di persone che venivano portate a Torino oppure alla scelta di Africo degli scrittori. Però credo che onestamente io non ho visto una sorta di trattamento di deminuzio rispetto alla donna, credo che siano state delle scelte forse un po' casuali. La cosa su cui invece eccepirei che si è parlato di una nuova narrativa della Calabria, non c'era un nuovo racconto della Calabria nella misura in cui si parlava costantemente di 'Ndrangheta. Molti degli autori che sono stati portati ad Africa nei loro libri, per nulla togliere a questi autori che io amo tutti, ho recensito tutti, però continuavano a parlare di 'Ndrangheta, quindi io là avrei fatto un'obiezione, non era quella la nuova narrazione della Calabria. E invece dico che sicuramente la scrittura, a fortiori nella donna, è stata secondo me una ricerca di libertà e di libertà di espressione in un contesto che è opprimente, perché io parlo per me, soprattutto siamo noi che tante volte ci lasciamo opprimere e ci opprimiamo da soli. E quindi sicuramente ho visto sempre nella scrittura la possibilità di uscire fuori da quella stanza in cui ci si chiude e quindi mettere in circolazione idee, parole, pensieri, immagini e condividere. Non sono d'accordo sul fatto che le donne non riescano a fare rete. Non è vero, questo attiene alla tipologia della persona, al di là che sia maschio o femmina, l'incapacità di fare rete. Quando invece lei parlare di fare rete è abusatissimo, più vedo che si dice che si fa rete, meno vedo quella rete effettivamente. Quindi questo è un problema diffuso. Purtroppo in Calabria tante volte abbiamo difficoltà, è un dato nostro, di metterci insieme, ma non è un dato tipicamente femminile, assolutamente. Io ho visto grandissima solidarietà tra le donne in tantissimi contesti.
Dio stessa, per esempio, prima Maria Rosa Cotrufelli diceva si recensiscono, io recensisco indifferentemente, quello che mi capitano, soprattutto i libri che mi spediscono e mi regalano, quindi con grande gioia, sono venuta questa sera con la voglia di scambiare il mio libro con quello di tutti per poter recensire ulteriori libri. Faccio un accenno solo a quest'ultimo romanzo, e in realtà è la mia penultima opera, perché io fui invitata ad Africa non come scrittrice, ma perché avevo partecipato a una guida cineturistica sulla Calabria, Cinetour Calabria, guida da Calabria cinematografica, e quindi fui invitata per lo più fra i registi, anche se non ho a che fare col cinema, perché io in quella guida mi sono semplicemente soffermata a raccontare l'analisi dei luoghi da Melito Porto Salvo fino alla punta estrema settentrione della Calabria, quindi la mia era una ragione per lo più dei luoghi nata dalla conoscenza diretta, perché la cosa che mi ha fatto mi ha portato la scrittura e la possibilità di girare nei molti paesi. Io ho presentato i miei libri, ovviamente non perché abbia fama, ma perché l'ho chiesto io personalmente. Ogni volta andavo dai sindaci, regalavo questo libro e chiedevo posso venire? Sì, mi sono girata tutti e 405 paesi della Calabria con un'operazione indefessa, con la mia macchina, alle volte accompagnata, a passaggio in tutti i modi, ma non ero ricercata io nei luoghi, ero io a fare la stalker dei luoghi, quindi questo è bene che lo si chiarisca. Però fare così mi ha dato la possibilità di esplorare questa terra magnifica, per la quale spenderei una parola. Io vorrei che ci fosse una narrazione effettivamente diversa per esaltare le bellezze di questa terra, che sono tantissime e sono sottaciute rispetto agli aspetti negativi che o fanno... è proprio un'operazione di marketing, si vende di più se si scrive delle problematiche di questa terra. Però credo che la vera rivoluzione per andare incontro a quella normalità che ci auspichiamo di raggiungere è porre l'accento sulle nostre bellezze, che non sono descritte per come meriterebbero di essere. Faccio solo un accenno a questo Le voci dell'eco. Le voci dell'eco è nato dal puro caso. Io stavo costruendo un'altra storia, una notte mi suona la sveglia alle 3, apro il file dell'altra storia, invece parte questa storia che ha per protagonista un giovane, poc'anzi qualcuno citava Hemingway. Io ero particolarmente attratta dal Vecchio e il Mare e da quella frase in cui Hemingway a un certo punto fa dire ad uno dei suoi personaggi non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle ad alta voce le cose belle non accadono. E ho voluto costruire, ovviamente nel mio piccolo, una storia che avesse un legame intergenerazionale forte tra un giovane calabrese che vuole scappare da questa terra ma poi decide di restare e un anziano che gli vuole tramandare la sua eredità spirituale da persona che è rimasta sempre abbarbicata ai luoghi. E volevo un po' confutare questa idea di non dire le cose belle perché non si avverano. Il mio giovane a un certo punto, che si chiama Goi, per un errore all'anagrafe, avrebbero dovuto chiamarlo Goia, ma va via una A e resta Goi con l'Y, è un giovane che racconta e parla ad alta voce di questa necessità di restare nei propri borghi e di inventarsi un lavoro. Quindi ho voluto anche immettere questa grossissima problematica della ricerca di un lavoro che oggi non viene più dall'alto, non viene più cavallato dall'alto. Io ho faticato tantissimo a trovare un lavoro in questa terra e ho visto il tributo di sangue costante di questi nostri giovani. L'ultimo rapporto Svimez parla chiaro, noi ci stiamo defraudando e depauperando delle nostre migliori e non migliori energie, i giovani che purtroppo vanno fuori perché non hanno la capacità e la possibilità di entrare nel mercato del lavoro e non è una loro colpa. E allora nel romanzo, perché è questo che deve anche un po' consentirci la letteratura, ho voluto invertire questa tendenza nefasta e ho voluto far sì che attraverso gli sforzi individuali si possa riuscire a restare e a fare qualcosa di bello, perché poi il mio giovane magicamente riesce a far ripopolare questo borgo. L'ho pensato perché... Chiudo. No, un attimo solo. Visto che abbiamo pochissimo tempo, vorrei che parlasse qualcuno. Subito. No, velocissimamente, così poi... No, vabbè, ho detto tutto quello. La domanda di Daniela Lucia, perché ancora non abbiamo... Perfetto. Va bene così. No, io non volevo interromperti, volevo dirti solo... No, tranquilla. Magari facciamo un saluto veloce alla fine, ma abbiamo pochissimo tempo perché poi dobbiamo lasciare la sala per il cinema. Sì, facciamo un attimo rispondere ai nostri ospiti sulla domanda di Daniela Lucia. Le donne non pubblicano, o gli editori non vogliono pubblicare i testi delle donne perché i testi sono...
onestamente poco validi, o proprio c'è l'ostruzionismo che ancora impera e plaga? Allora, le donne sono di moda, quindi gli editori hanno invece un occhio favorevole verso i manoscritti delle donne, i dattiloscritti delle donne. Però è anche vero che, come dire, ci sono delle... Intanto chi legge ha, ha un gusto già formato, che si è formato in una società in cui appunto le donne devono occuparsi di certe cose. Se una donna scrive di altro, come dire, c'è subito come un sospetto, come se avesse osato troppo. Quindi ci sono dei pregiudizi inconsci, cioè è un momento strano quello che stiamo attraversando, perché appunto da una parte gli editori cercano donne da pubblicare, cioè anche perché leggono solo le donne, quindi i libri li comprano solo le donne. Cioè io tante volte allibisco perché sento, non so, tante signore che dice: no, mio marito i romanzi non li legge, però glieli racconto io. Ma è la realtà, le donne sono il mercato, questa brutta parola, però è così. E quindi gli editori che vogliono il mercato vogliono le donne, ma se le donne non scrivono di storie d'amore soltanto, perché l'amore è un grande tema, o non lo scrivono in una maniera femminile, fra virgolette, insomma, da una donna ci si aspetta sempre il romanzo rosa, il romanzo di serie. Insomma, una Diana 2.0. Tant'è vero che c'è stata una battaglia finalmente vinta. Le librerie Feltrinelli, che sono librerie sacrosante, benemerite, tutto qua, fino all'estate scorsa, credo più o meno, quella sotto Casania di sicuro, avevano un reparto dove c'era scritto letteratura femminile. Andavi a vedere cos'era sta letteratura femminile e c'era Diana. No, e c'era, ed era appunto, erano i romanzi rosa. Allora, molte delle donne che vendono, delle venditrici Feltrinelli, si sono ribellate, hanno fatto una lettera e la proprietà ha detto: sì, eliminiamo il reparto letteratura femminile, e adesso non so che cosa metteranno sotto, come c'è il romanzo giallo, c'è il romanzo rosa, c'è il romanzo d'avventura, c'è il romanzo... Però non è che... perché sì, c'era Liala, ma era mescolata a Elsa Morante. Cioè le donne tutte pari, Elsa Morante con Liala. Ora a me Liala... ha formato generazioni di lettrici, no? Cioè qui entreremo in un altro discorso, però francamente c'è un minimo di differenza, per cui non puoi mettermi la Morante accanto a Liala come letteratura femminile. Quindi siamo in un momento molto contraddittorio. Come le venditrici Feltrinelli hanno fatto la loro battaglia perché la letteratura femminile così generica, così annullante delle differenze fra le donne, venisse cancellata e sostituita con qualcosa di più aderente anche alle richieste di mercato, e così ci sono battaglie da fare per sconfiggere i pregiudizi che anche regnano fra i lettori delle case editrici. Certo. Sì, comunque la qualità, cioè... basterebbe solamente che uscissimo tutte noi per prime da questa parte del tavolo con la parola ben scritta qualità,
no? Che dovrebbe essere un imperativo categorico, dovrebbe essere una... c'è il computer, no? Io vengo dalla generazione della macchina da scrivere, il computer ha rivoluzionato in positivo naturalmente la capacità e la possibilità di scrittura di uomini e di donne, e tutti noi ci domandiamo, ma come facevamo a scrivere prima, no? Perché ci mancherebbe altro, però è un'arma tremenda, perché davanti a un computer, copia e incolla, fai e rifai, giostra fai, correttore automatico, eccetera, ti sembra di essere padrone del mezzo e padrone della scrittura e pensi di poter partorire un libro perché hai il computer, no? Io leggo cose tremende, ragazzi e ragazze. L'ho dovuto fare per lavoro quando arrivavano in redazione e bisognava, insomma... Arrivano ancora, ti assicuro che arrivano ancora. Circolano cose illeggibili, illeggibili. Ma parlo proprio di grammatica, di sintassi, di... che per me, insomma, cioè voglio dire, per tutte noi, no? Ecco, esattamente come sta accadendo adesso per la facilità con la quale si può fare un filmato. Un filmato è facile farlo, no? Ma da filmato a film ce l'abisso. Perché adesso ci sono anche molte cassette di uno che dice ho fatto un film. Perché il mezzo è il messaggio, no? Così il computer sta alla telecamerina e quindi ti portano sto prodotto che non si può guardare, insomma, no? Cioè, e che pensano che sia un film. La qualità è molto importante, molto importante. Per uomini e per donne, no? Volevo dire a Daniela, che ha fatto un discorso che condivido al 90% e che mi è molto piaciuto, a parte questo girare per 400 comuni calabresi, cioè trovo che sia... Come tu l'abbia fatto non lo sai, che dei primati, pazzesca, è gratis, va bene, sì. Ecco, quando tu hai detto recuperare la normalità per raccontare il bello, io ho fatto un po' un salto sulla sedia. La normalità non è il bello. La normalità è il bello, il brutto, il giusto, l'ingiusto, il cattivo, il... La normalità è normalità, non è il bello, se no diventa retorica, se no diventa un altro genere. La bellezza della Calabria, la Calabria è bellissima, ma la Calabria è anche bruttissima, cioè proprio brutta. Quindi se tu cadi in questo tranello, che siccome non vuoi raccontare la mafia, devi raccontare una Calabria edificante, secondo me prendi uno scivolone ideologico ed estetico anche tremendo, capito? La normalità è come siamo noi, e qua come siamo noi? Normali, belle, brutte, così così, colte, un po' antipatiche, simpatiche, vecchie, giovani. Questa è la normalità, che ha sfaccettature immense e profondità immense, e, come dire, peccati e virtù nello stesso tempo, no? Cioè io ho sempre in mente Shakespeare, laicamente, per cui nell'uomo e nella donna c'è proprio tutto. Lui racconta cose normali, però cose normali pesanti, non cose belle. La bellezza poi è un'altra cosa, ci può essere una bellezza del brutto, una bellezza dell'orrido, ma questo è un altro livello, no? Di, come dire, di speculazione estetica sulle cose, ma la Calabria non è bella, oltretutto proprio bella non le si addice. Non le si addice pittoresco, non le si addice carino, la Calabria è un'altra cosa, la bellezza della Calabria è un'altra ruvida, cosa. Una bellezza ruvida, coriacea, selvaggia. La conoscete, la sapete. Allora, 10 minuti fa mi hanno detto che avevamo 10 minuti per chiudere. Vi diamo un attimo perché... Allora, sì, velocemente poi le nostre ospiti salutano e chiudono. Buonasera a tutti, sono Iana Iorfida, autrice di Alta, l'ultimo romanzo. Siamo in chiusura, quindi non mi dilungo troppo, però mi piaceva sintetizzare un po' gli interventi di questa sera e porre l'accento facendo un po' l'avvocato del diavolo, devo dire la verità. Intanto io ringrazio le organizzatrici davvero per questo momento epocale, come si diceva all'inizio, se non altro per il piacere di aver conosciuto fisicamente e aver scambiato un saluto, due parole e guardato in faccia le scrittrici calabresi che ormai ci conosciamo tutti su internet, su Facebook, ma mai di persona, è tutta un'altra cosa. E quindi è un'occasione bellissima stasera. Però ecco, mi piacerebbe... Sì, si è scaricato. Abbiamo fatto fuori il microfono. Perché le donne parlano tanto?
Sì? No. Ci hanno chiuso i microfoni. No, dai, allora. Parlo senza microfono, provo a farmi sentire un po'. Mi piaceva riportare l'attenzione su un discorso di creatività e di universalità. Io forse sono un pochino, non so se per generazione o per mia sensibilità soggettiva, un po' fuori dal discorso della sensibilità femminista, per quanto ho nel cuore Adele Cambria, anche per la sua visione cosmopolita, per averci portati insieme a Corrado Alvaro in Turchia in tempi non sospetti, aver portato il mondo esterno in Calabria, quindi è una figura che ho nel cuore. Però al di là di quello che sono i diritti, e i diritti sono dell'essere umano, la sfera creativa, dico creativa perché la riferisco sia alla letteratura che alle altre forme artistiche, che possono essere la pittura, la fotografia, la scultura, la musica. Qual è il tratto distintivo dell'artista uomo da quello dell'artista donna? Io posso distinguere una foto del destino. Va bene, posso distinguere un'opera artistica, distinguere la voce femminile dalla voce maschile. È interessante ragionare su questo dal punto di vista dell'universalità dell'arte, che porta un messaggio che deve essere compreso, sentito dentro da tutti. Nel caso di Antar, se lì ci fosse stato scritto Mario Rossi piuttosto che Eliana Iorfida, magari nessuno si sarebbe accorto che questo libro è stato scritto da una donna, perché mi piaceva, dopo il primo, nel quale ho raccontato con grandissimo piacere il matriarcato mediterraneo e questo filo bellissimo che attraversa le generazioni femminili, in questo caso mi piaceva misurarmi con la mia parte maschile, perché siamo un po' fluidamente tutto, e in me molto forte. Tant'è che questo protagonista, che si ispira a una storia vera, una storia siriana che io ho vissuto, parla in prima persona. Ho deciso di parlare in prima persona per dare voce alla mia parte maschile, e tramite Antar io ho fatto il servizio militare sotto Assad, ho fatto l'amore con altre donne, ho vissuto la violenza e poi riscoperto i valori positivi attraverso altre donne. Quindi io vi chiudo, vi saluto e lascio le scrittrici e questo incontro con questa riflessione sul fatto che forse quando noi per primi, da calabresi, da donne, scriviamo in qualità di donna, in qualità di donna calabrese, in qualità ci mettiamo da soli un'etichetta che, se in altri ambiti è legittimata e risponde a una marginalizzazione, nel campo creativo, secondo me, essa stessa limita quella che è l'atto creativo, che di per sé non ha sesso, non ha territorialità ed è un atto liberatorio. E io vi ringrazio ancora una volta per questo bel confronto. Sono una che ama leggere e che scrivo sul quotidiano della Calabria da tanti anni, quindi sono una che ama scrivere, una donna che scrive. E mi è piaciuta, diciamo, la serata, sono contenta. Il tuo nome? Franca Fortunato. Sono da Catanzaro, ci conosciamo, Maria Rosa. E quindi io sono una donna che scrivo. Ho letto il tuo libro, Scrivere, appena uscito, quindi l'ho comprato, l'ho letto, e quindi mi ritrovo in molte cose che tu dici, cioè mi ritrovo all'interno del percorso che tu descrivi. Perché io credo, a me, quindi quello che interessa anche quando scrivo, io scrivo sempre a partire da me e a partire da quella che io sono, cioè io sono una donna. Dire io sono una donna non vuol dire esprimere una qualità,
non vuol dire essere femminile, che cosa è in me la sensibilità o altre qualità, non è questo, che tu lo dici bene anche nel tuo libro. Io sono una donna significa che io ho piena consapevolezza del fatto, quindi, di essere una donna che, quindi, che parte e guarda, quindi, il mondo in rapporto ad altre donne, nel senso che è vero che non esiste, tu dicevi, una tradizione, la tradizione, quella tradizione, quella che si è affermata come tradizione letteraria, è una tradizione maschile, fatta quindi dagli uomini, ma esiste, come tu dici pure, una genealogia quindi femminile, esiste una genealogia di scrittrici femminili, donne, di donne quindi scrittrici, ed è quindi la genealogia a cui io quindi mi rifaccio, a cui io guardo per quindi trovare essenzialmente, trovare quindi me stessa e trovare quindi dare voce alla differenza femminile. Ora tu dici la differenza femminile parla senso, sono d'accordo. La differenza femminile c'è e non è vero che è tutto neutro, non importa chi scrive, un uomo o una donna. Si capisce quando scrive quindi una donna e quando scrive un uomo, cioè perché la differenza parla. Però il problema qual è, Maria? Che se non c'è consapevolezza e coscienza della propria quindi, differenza, questa differenza viene di fatto poi cancellata, viene nascosta da quella che tutto quello che tu chiami la colonizzazione culturale, perché noi veniamo da una colonizzazione culturale. Io quindi ho studiato filosofia, quindi mi sono formata con tutti i filosofi eccetera. Quindi ho dovuto fare un mio percorso per decolonizzarmi e quindi trovare la mia libertà quindi di donna, la mia libertà attraverso quindi il pensiero, attraverso l'esperienza e di altre quindi donne. E allora quello che diciamo quindi io quindi appunto non vedo in molti libri, quindi in molte scritture quindi femminili, è proprio questo, cioè la consapevolezza di avere una propria storia, la consapevolezza di fare riferimento alla propria genealogia. Perché la cosa che raccontava quindi Anna Maria è vera, cioè nel senso che gli uomini hanno una loro tradizione, se la riconoscono, se la difendono, se la e fanno riferimento l'uno all'altro e quindi si supportano l'uno con l'altro. Le donne è come se praticamente queste donne non avessero nessuna genealogia, non avessero nessuna storia, perché siccome dentro quella storia le donne non ci sono, perché quindi sono state, veniamo quindi da un pensiero unico maschile, tutte queste cose, allora si pensa che sono priva quindi di storia, sono priva quindi di donne che sono venute prima di me e quindi io per poter affermarmi ho bisogno di entrare, come diceva lei, di entrare in questa tradizione. Io credo che il problema non è entrare dentro la tradizione quindi maschile, ma la questione quindi è di come io quindi ricostruisco e costruisco una mia quindi tradizione, una mia tradizione, faccio in modo che diventi tradizione letteraria, facendo quindi leva e facendo riferimento alla mia genealogia e quindi alle madri di tutte noi, e a quelle quindi scrittrici. Infatti tu nei tuoi libri fai quindi molto riferimento quindi a tutte queste donne. Per cui il problema vero da quello che dicevi tu, cioè dire, tu dicevi libertà con cui scriviamo, interrogarci su questo, io credo che su questo bisogna interrogarci, non tanto sul fatto come raccontiamo la Calabria, non tanto che cosa della Calabria raccontiamo, non è questa la questione, perché non è questo che fa della scrittura di una donna quindi libera, una donna soggetto di scrittura con una propria immaginazione, che non sia invece la riproduzione, la copia della immaginazione degli uomini. E infatti il riferirsi continuamente a una tradizione maschile, quindi a scrittori quindi maschili, e non avere invece una propria radice, un proprio radicamento nel proprio essere quindi una donna, quindi un proprio radicamento nelle altre donne, mi porta a quindi naturalmente poi a cercare, ecco, a confrontarmi sempre con l'altro, a fare sempre un paragone con l'altro. Io credo che le donne non hanno bisogno e non devono sentirsi in una situazione per cui si devono
si devono legittimare o si devono scusare o si devono affermare. No, l'hanno fatto le altre donne, c'è già, ci sono già le donne scrivono da secoli, quindi non c'è niente da dimostrare a nessuno, non c'è niente quindi da fare quindi con nessuno. Quindi, finisco, sì, finisco, scusa. No, abbiamo spazio qualche altra ora. Finisco solo con una questione. Che gli uomini quindi si supportano, gli uomini si sostengono e le donne sostengono gli uomini. Questa è la questione. Per cui, per questo perché? Non perché manchi la rete tra donne, non è questione di rete, è questione di riconoscimento di autorità tra donne. Il dare valore ad altre donne, il fare riferimento alla parola di un'altra donna, il fare riferimento al libro, a quello che ha scritto un'altra donna e creare perciò autorità femminile, che è quella che manca e che crea tradizione. Se manca questo, se un giorno di uomini dire serata maschile. O diciamo sempre. Perché non è stata presente. La risposta è semplicissima, perché non era presente. Allora, sì, siamo davvero in chiusura. Come potete capire, questa serata poteva andare avanti ancora per ore, perché la discussione chiaramente ampia e articolata, gli spunti sono tantissimi. Naturalmente grazie a chi l'ha organizzata, a Daniela Grandinetti e Anna Maria Persica, naturalmente grazie alle nostre ospiti che sarete voi adesso anche a ringraziare. Grazie alle autrici, ma a tutti gli ospiti che hanno seguito fino alla fine il dibattito. Daniela. No, semplicemente io volevo ringraziare tutti gli intervenuti, perché insomma, non era scontata la partecipazione a un evento così particolare. Anche Doriana Righini, insomma, che è venuta da Catanzaro, che insomma, opera anche lei un po' in questo settore, insomma, tutti i partecipanti. Però un ringraziamento particolare mi sento di farlo ad Anna Rosa Macri, e diciamo anche ancora di più, perché insomma, è venuta da Roma Maria Rosa Controfelli per presentare lo facciamo ai nostri ospiti, questo libro che io davvero consiglio la lettura. Lì troverete un po' i libri di entrambe, ma questo è un saggio che soprattutto chi scrive dovrebbe leggere, insomma, perché c'è un po' tutto, è un po' il sotto di tutto quello che abbiamo detto, ecco, perché poi alla fine tante cose, una serata del genere non può essere esaustiva, evidentemente abbiamo messo avremo bisogno probabilmente di altri incontri per approfondire aspetti che stasera non era possibile concludere. Daniela, può essere la prima di una lunga serata. Chissà, insomma, ora è stato complicato arrivare fin qui, però per esempio lei una risposta già la dava, perché diceva la scrittura intesa come rigore, come tecnica. Cioè, ci sono delle cose in questo saggio che andrebbero, diciamo, ribadite, che fanno parte anche. Volevo soltanto rispondere brevemente a Ippolita, con la quale mi scuso, perché quella locandina l'abbiamo messa insieme noi, però l'ho detto all'inizio, diciamo, il taglio era la narrativa. Abbiamo scelto proprio la narrativa, quindi per questa volta di non allargare lo sguardo, perché altrimenti ci saremmo dispersi. Vedi che dobbiamo andare avanti. Non avremmo più avanti. Bisogna sentire altre autrici. Tutto qui, quindi un grazie davvero di cuore. E i libri che sono poi lì. Allora, un saluto velocissimo per Maria Rosa e per Anna Rosa. È stata una serata pienissima di spunti, credo che tutti quanti vorrebbero. Ce ne andiamo con cose che avremmo voluto dire, avremmo voluto sottolineare. Come si chiama la ragazza che ha parlato prima? Eliana, tu hai ragione, sai, però devi anche capire, quanti anni hai? Io ne ho 37. Cioè, devi capire che è un percorso, cioè tu sei già in un altro, sei già molto avanti, no? Però è un percorso che si sta facendo, ma io me ne frego la creazione artistica, è verissimo. Mi veniva in mente, solo 20 anni fa, non 200 anni fa, sul tema del mio mestiere. Io ero l'unica giornalista donna in Rai, allora c'era sempre qualcuno che diceva, ma com'è essere donna? Com'è? C'è uno specifico femminile, bla bla, ma sono tutte donne. Capito? E questo tema, e il percorso è fatto, questo discorso che fai tu tra 20 anni, probabilmente non neanche si,
non avrebbe nessun senso, capisci? Quindi è un percorso che stiamo facendo. È un fatto che un secolo fa non c'erano donne che scrivevano, perché, per come, che avevano, erano mute, non sapevano, cioè, capito? Però è un fatto che non sono ancora nelle letterature, nelle scuole, dove la lezione si dovrebbe studiare, non è questo l'altro. Io non penso che una Maraini manchi e ci sia la Michela Muggio, non credo. E poi a Franca Fortunato volevo dire solamente, scusami, il tuo bellissimo appassionato discorso, come sempre, che ci piace sempre tanto. Però questo fatto che tutto comincia dalle donne, perché noi siamo donne, quindi in quanto donne, perché donne, cioè, c'è una storia. E noi abbiamo, come donne che scriviamo, e come donne che leggiamo, e che pensiamo, e che ragioniamo, guai se non avessimo dei maestri, e questi maestri sono anche maschi, viva Dio. Assolutamente sì. Se non avessi, ma tu sei una filosofa, come faresti se non avessi i tuoi maestri? Meno del filosofo. Io no, tu toglimi Kafka, toglimi Russi, toglimi Philip Roth, tanto che, e potrei fare un elenco lunghissimo. La storia è storia, noi siamo dei. E quello che dico a me è un percorso il nostro. Quasi se non riconosciamo i maestri, e se sono maschi, ma chi se ne frega? L'importante è che siano dei veri maestri. Da potermi permettere un maestro maschio. Maria Rosa, grazie ad Anna Rosa Macri, Maria Rosa Cotruferi. Niente, come dire, l'argomento, come voi ben vedete, è molto complesso ed è molto complicato. Allora io dico solo una piccolissima cosa, giusto per puntualizzare. Allora, io ho detto che mi irrito molto quando mi parlano di scrittura femminile e di scrittura maschile. Perché? Perché femminile e maschile sono aggettivi di qualità, e la qualità non è una cosa fissa, eterna. Quello che era femminile ieri oggi non lo è più, e viceversa. Faccio l'esempio, piangere nell'Ottocento era molto maschile, tutti gli eroi piangevano, oggi piangono le femminucce. Quindi è vero, cioè non è che tu quando prendi un libro riconosci una voce femminile, una voce maschile, però riconosci un'altra cosa, e questo non è vero solo per le donne e per gli uomini, è vero ad esempio per la razza. Gli scrittori afroamericani, ad esempio, qua, negli anni 20, scrivevano romanzi in cui stavano molto attenti a che i loro personaggi non potessero essere classificati né bianchi né neri. Perché? Perché se no il lettore bianco, che era quello che comprava, mentre i neri non glielo avrebbe comprato. Allora, l'attività creativa non è un'attività così libera come crediamo. E il fatto che tu abbia degli occhi di donna, magari di donna nera, è un qualcosa che ti fa vedere il mondo in maniera diversa. Lo dice anche Salman Rushdie, dice, lui naturalmente parla di uomini, perché noti femministi sia Hemingway che Rushdie, dice, oggi il punto di vista privilegiato è quello dell'uomo meridionale. Perché? Perché l'uomo meridionale conosce la periferia e conosce anche il centro, mentre gli uomini che stanno al centro, gli uomini bianchi occidentali, conoscono solo il centro, non conoscono le periferie. E quindi lo scrittore meridionale è privilegiato perché ha uno sguardo più ampio. Quindi lì non si parla, maschile e femminile non ha senso. Parlare invece di donne e di uomini ha molto senso, perché implica il tuo modo di vedere, il tuo modo di vedere. Ed è, come vedete, molto complicata la storia, a voi continuarla. Certo. Fuori dalla stanza, tutto per sé, prima edizione, ci vediamo alla prossima.